the whole rocket is evolving. The engines, the structure, the avionics, the software, the ground systems are all evolving simultaneously. The Falcon Super Heavy Booster, which is the largest booster ever launched. It's like twice the size of Saturn V. And then it is brought back down into what is called the Mechazilla. Today's launch followed a spectacular SpaceX test flight Sunday, where the landing was more impressive than the blastoff. This breakthrough brings us one step closer to revolutionizing space travel and making reusable rockets a reality. Reusability of spacecraft for future space exploration is extraordinarily important because reusability drives down the cost of space exploration. In un mondo in cui l'esplorazione spaziale e i progressi tecnologici sono sempre più intrecciati, Elon Musk continua a spingere i confini di ciò che pensavamo fosse possibile. L'industria aerospaziale è in fermento da quando SpaceX ha recentemente annunciato un risultato rivoluzionario: il primo volo riuscito del suo razzo Starship, catturato in sicurezza da enormi bracci robotici al momento del rientro. Questo evento monumentale non solo segna un passo in avanti per SpaceX, ma apre anche nuove possibilità per i futuri viaggi spaziali. Esploriamo i dettagli che circondano questa straordinaria pietra miliare, a partire dalla concezione del progetto Starship fino a questo volo innovativo e ciò che significa per il futuro dell'esplorazione spaziale. Il viaggio verso Starship. SpaceX, fondata da Elon Musk nel 2002, è stata creata con l'obiettivo di rivoluzionare i viaggi spaziali e renderli più accessibili. La visione di colonizzare Marte è stata una forza trainante dietro molte delle innovazioni di SpaceX. Il razzo Starship rappresenta il culmine di anni di ricerca, sviluppo e test. Il concetto di Starship è stato presentato al pubblico per la prima volta nel 2016, inizialmente con il nome di Big Falcon Rocket o BFR. L'obiettivo era creare una navetta spaziale completamente riutilizzabile, in grado di trasportare sia equipaggio che cargo verso varie destinazioni, inclusi la Luna, Marte e oltre. Il progetto ambizioso ha attirato molta attenzione grazie alla promessa di ridurre il costo dei viaggi spaziali e aumentare la frequenza delle missioni. Nel 2019, SpaceX ha svelato il primo prototipo di Starship, chiamato Starhopper. Questa versione iniziale ha effettuato una serie di brevi voli di prova che hanno aiutato gli ingegneri a raccogliere dati preziosi e perfezionare il design. I test sono stati fondamentali per affrontare le sfide legate all'aerodinamica, alla propulsione e ai sistemi di controllo del volo. Man mano che i prototipi evolvono, anche la tecnologia è avanzata. Ogni iterazione di Starship ha portato miglioramenti nella struttura, nel peso e nelle prestazioni. L'obiettivo era creare una navetta spaziale in grado di raggiungere l'orbita e tornare in sicurezza sulla Terra. Le innovazioni tecnologiche dietro Starship. Una delle caratteristiche distintive del programma Starship è il suo impegno per la riutilizzabilità. I razzi tradizionali sono spesso usa e getta, con costi esorbitanti e una grande quantità di rifiuti. Al contrario, SpaceX punta a creare un razzo che può essere riutilizzato più volte, riducendo drasticamente il costo per lancio. Questa riutilizzabilità è possibile grazie all'uso di tecnologie innovative, tra cui motori Raptor. Starship è alimentata dai motori Raptor di SpaceX, che utilizzano una combinazione di metano liquido e ossigeno liquido come propellenti. Questa scelta di carburante consente una combustione efficiente e il potenziale per l'uso delle risorse in situ su Marte, dove potrebbe essere prodotto metano dalle risorse del pianeta. Tecnologia di scudo termico. Il rientro nell'atmosfera terrestre rappresenta una sfida significativa per le navette spaziali, soprattutto per quanto riguarda la gestione del calore. Starship è dotata di uno scudo termico composto da piastrelle ceramiche progettate per resistere a temperature estreme durante il rientro. Questa tecnologia è cruciale per garantire l'integrità della navetta
e la sicurezza del suo equipaggio e cargo. Sistemi di volo autonomi. Starship integra avanzati sistemi di controllo del volo che permettono la navigazione e l'atterraggio autonomi. Questa tecnologia riduce la necessità di intervento umano e consente una maggiore precisione nell'atterraggio, specialmente in ambienti difficili come le superfici lunari o marziane. Bracci robotici giganti. Forse l'aspetto più intrigante di questo recente volo è l'uso di enormi bracci robotici per catturare la Starship durante il rientro. Questi bracci, situati presso la struttura di lancio e atterraggio di SpaceX, sono progettati per offrire un livello senza precedenti di sicurezza ed efficienza nel recupero della navetta spaziale. Rappresentano un nuovo approccio all'atterraggio che potrebbe cambiare le dinamiche dei viaggi spaziali. Il primo volo riuscito. Il giorno del primo volo riuscito di Starship è arrivato con grande attesa. La missione è stata la culminazione di anni di duro lavoro, prove e perfezionamenti. Quando è iniziato il conto alla rovescia, ingegneri, tecnici e appassionati si sono radunati per assistere a questa storica occasione. L'emozione era palpabile, poiché tutti sapevano che il successo di questo volo avrebbe spianato la strada per future missioni. Quando è iniziato il lancio, Starship è salita nel cielo, alimentata dai suoi motori Raptor. L'ascesa del veicolo è stata fluida ed efficiente, mettendo in mostra le capacità della tecnologia innovativa che è stata sviluppata meticolosamente negli anni. Quando il razzo ha raggiunto l'altitudine designata, ha eseguito una serie di manovre progettate per testare i suoi sistemi di volo e la stabilità. Dopo un percorso di volo riuscito, è arrivato il momento della discesa. Quando Starship è rientrata nell'atmosfera, lo scudo termico è entrato in funzione, proteggendo il veicolo spaziale dal calore intenso generato dall'attrito atmosferico. I sistemi di volo autonomi hanno preso il controllo, guidando il veicolo verso il sito di atterraggio. Ciò che è accaduto dopo è stato semplicemente spettacolare. I giganteschi bracci robotici, progettati appositamente per questo scopo, sono stati dispiegati per afferrare la Starship in discesa. La precisione e il tempismo necessari per questa manovra sono stati sorprendenti, ma i bracci robotici sono riusciti ad afferrare con successo il veicolo spaziale, segnando un traguardo storico nell'ingegneria aerospaziale. La folla è esplosa in applausi quando la missione è stata dichiarata un successo. Questo risultato non solo ha dimostrato la maestria ingegneristica di SpaceX, ma ha anche sottolineato la visione di Elon Musk di creare un metodo di viaggio spaziale più sostenibile ed efficiente. Implicazioni per l'esplorazione spaziale. La riuscita cattura di Starship tramite i giganteschi bracci robotici ha implicazioni di vasta portata per il futuro dell'esplorazione spaziale. Ecco alcune aree chiave in cui questo risultato potrebbe avere un impatto significativo. Maggiore frequenza di lanci. Con la capacità di catturare e recuperare Starship in modo efficiente, SpaceX può ridurre i tempi di ritorno tra i lanci. Questa maggiore frequenza permetterà di effettuare più missioni, accelerando infine il cronogramma per missioni con equipaggio verso Marte e altre destinazioni. Riduzione dei costi. La riutilizzabilità di Starship, combinata con un sistema di recupero efficiente, può portare a significativi risparmi sui costi delle missioni spaziali. Con la riduzione dei costi di lancio, diventa più fattibile per i governi, le imprese e i ricercatori inviare carichi utili nello spazio, favorendo una maggiore collaborazione nell'esplorazione spaziale. Colonizzazione umana di altri pianeti. La dimostrazione riuscita di questa tecnologia è un passo cruciale verso l'istituzione di una presenza umana su Marte. Con veicoli spaziali riutilizzabili e sistemi di recupero efficienti, il trasporto di persone ed equipaggiamento verso il pianeta rosso diventa più pratico, avvicinandoci al sogno di Elon Musk di colonizzare Marte.
opportunità commerciali. Mentre SpaceX continua a perfezionare la sua tecnologia, le opportunità commerciali nel settore spaziale probabilmente si espanderanno. Le aziende potrebbero collaborare con SpaceX per condurre ricerche, sviluppare nuove tecnologie o trasportare merci nell'orbita bassa terrestre. Questo potrebbe portare a un'economia spaziale prospera con implicazioni significative. Ispirazione per le generazioni future. Forse uno degli impatti più significativi di questo successo è il suo potenziale per ispirare le future generazioni. Mentre bambini e giovani adulti assistono ai progressi fatti nell'esplorazione spaziale, potrebbero essere motivati a intraprendere carriere nelle scienze, nella tecnologia, nell'ingegneria e nelle matematiche, STEM. Questo potrebbe portare a una nuova ondata di innovatori e risolutori di problemi che continueranno a spingere i confini della conoscenza umana. Il futuro di SpaceX e Starship. Mentre SpaceX celebra questo traguardo monumentale, l'azienda non si adagia sugli allori. Il volo riuscito di Starship ha posto le basi per una serie di piani ambiziosi nei prossimi anni. Ecco cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro. Ulteriori test e raffinamenti. SpaceX continuerà a condurre voli di prova di Starship, raccogliendo dati e perfezionando la tecnologia. Ogni volo fornirà preziose informazioni che aiuteranno a migliorare il design e le prestazioni della navetta spaziale. Missioni con equipaggio verso la Luna. SpaceX ha ottenuto contratti dalla NASA per partecipare al programma Artemis, che ha come obiettivo il ritorno degli esseri umani sulla Luna entro la metà degli anni 2020. Starship avrà un ruolo cruciale nell'atterraggio degli astronauti sulla superficie lunare e nel supporto delle missioni lunari. Sforzi di colonizzazione di Marte. La visione a lungo termine di Elon Musk include l'istituzione di un insediamento umano su Marte. SpaceX prevede di effettuare missioni con equipaggio verso il pianeta rosso nei prossimi anni, utilizzando Starship per il trasporto e la raccolta delle risorse. Il recupero riuscito di Starship sarà un componente chiave di questi sforzi. Missioni interplanetarie. La tecnologia sviluppata per Starship non si limita alla Terra e a Marte. SpaceX ha piani per esplorare altre destinazioni nel Sistema Solare, tra cui asteroidi e potenzialmente oltre. I progressi compiuti durante il programma Starship saranno fondamentali per consentire futuri sforzi di esplorazione. Collaborazione con agenzie spaziali internazionali. Il successo di SpaceX ha attirato l'attenzione di varie agenzie spaziali internazionali. Le collaborazioni con altri paesi potrebbero portare a missioni congiunte, condivisione di conoscenze e unione delle risorse per progetti spaziali ambiziosi. Elon Musk, il primo volo riuscito di Starship di SpaceX, catturato da bracci robotici giganti. Continuando il viaggio di SpaceX con Starship. La saga di SpaceX e del suo ambizioso programma Starship ha affascinato il mondo e il recente traguardo del primo volo riuscito catturato dai bracci robotici non fa che aggiungere al racconto. In questa discussione approfondita esploreremo le implicazioni di questo risultato, analizzeremo le tecnologie che lo rendono possibile, esamineremo il contesto più ampio dell'esplorazione spaziale e discuteremo del potenziale futuro dell'umanità nello spazio. L'impatto globale dell'esplorazione spaziale. L'esplorazione spaziale non è solo una questione di curiosità scientifica, ha implicazioni profonde per l'umanità nel suo complesso. I successi di aziende come SpaceX hanno ispirato governi, scienziati e cittadini comuni a considerare le possibilità di vita interplanetaria e l'importanza di preservare il nostro pianeta. Ecco alcune dimensioni da considerare. Scoperte scientifiche. Ogni missione spaziale porta con sé il potenziale di scoperte rivoluzionarie.
dalla comprensione delle origini del nostro sistema solare allo studio degli effetti della microgravità sugli organismi biologici, ogni spedizione fornisce dati inestimabili. La capacità di Starship di trasportare strumenti scientifici e team verso vari corpi celesti migliorerà notevolmente la nostra comprensione dell'universo. Collaborazione internazionale. L'esplorazione spaziale è spesso stata un impegno unificante che ha unito le nazioni per lavorare verso obiettivi comuni. Man mano che SpaceX collabora con agenzie spaziali internazionali, la collaborazione favorisce uno spirito di cooperazione e condivisione delle conoscenze. Programmi come la Stazione Spaziale Internazionale sono esempi di come i paesi possono unirsi per il progresso scientifico, e il successo di Starship potrebbe aprire la strada a missioni collaborative ancora più grandi. Crescita economica. Si prevede che l'industria spaziale in rapida crescita contribuirà in modo significativo all'economia globale. Con lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture per i viaggi spaziali, emergeranno nuovi mercati, creando posti di lavoro e stimolando l'innovazione. La domanda di lanci di satelliti, turismo spaziale e esplorazione planetaria probabilmente alimenterà la crescita economica in vari settori. Ispirazione ed educazione. L'entusiasmo per l'esplorazione spaziale, in particolare per successi come il volo riuscito di Starship, ha un impatto straordinario sull'istruzione. I giovani ispirati da queste missioni sono più propensi a intraprendere carriere nei settori STEM. I programmi educativi e le iniziative possono sfruttare questo entusiasmo per coltivare la prossima generazione di scienziati, ingegneri e innovatori che continueranno a spingere i limiti di ciò che è possibile. Affrontare le sfide globali. Le sfide che affronta la Terra, cambiamento climatico, esaurimento delle risorse e sovrappopolazione, sottolineano la necessità di un'esistenza multiplanetaria. La visione di SpaceX di rendere la vita multiplanetaria non riguarda solo la colonizzazione, riguarda anche la sopravvivenza dell'umanità nel lungo periodo. Sviluppare tecnologie per una vita sostenibile su altri pianeti potrebbe anche fornire soluzioni applicabili sulla Terra. Il paesaggio tecnologico di SpaceX. Per apprezzare veramente l'importanza del volo di Starship, è essenziale esaminare il paesaggio tecnologico che SpaceX ha coltivato. L'azienda ha introdotto una varietà di innovazioni che stanno plasmando il futuro dei viaggi spaziali. Starlink. Oltre ai razzi e alle navette spaziali, SpaceX sta rivoluzionando le comunicazioni globali con la sua costellazione di satelliti Starlink. Offrendo accesso a internet ad alta velocità nelle aree remote e non servite, Starlink sta avendo un impatto significativo sull'istruzione, la sanità e lo sviluppo economico. Le entrate generate da Starlink potrebbero finanziare ulteriormente gli ambiziosi obiettivi di SpaceX. Razzi riutilizzabili. SpaceX ha già dimostrato l'efficacia della tecnologia dei razzi riutilizzabili con Falcon 9 e Falcon Heavy. Il successo di queste missioni ha spianato la strada per il design completamente riutilizzabile di Starship, che si prevede sarà un punto di svolta per l'industria. I risparmi sui costi associati al riutilizzo renderanno i viaggi spaziali accessibili a un pubblico più ampio. Utilizzo delle risorse in situ, ISRU. Uno degli sviluppi più critici per la colonizzazione di Marte è la capacità di utilizzare le risorse locali. I piani di SpaceX includono l'uso delle risorse marziane per creare carburante per i viaggi di ritorno. Estraendo ghiaccio d'acqua e convertendolo in idrogeno e ossigeno, la necessità di portare carburante dalla Terra viene notevolmente ridotta, rendendo i viaggi interplanetari più sostenibili. Fattori umani e sistemi di supporto alla vita. Per missioni di lunga durata, garantire la sicurezza e il benessere degli astronauti è fondamentale. SpaceX sta investendo nella ricerca su sistemi di supporto alla vita, schermature contro le radiazioni e salute psicologica
per prepararsi a soggiorni prolungati su altri pianeti. Le lezioni apprese dal programma Starship saranno inestimabili per le future missioni con equipaggio. Sistemi autonomi. Il dispiegamento di sistemi autonomi, comprese le tecnologie di atterraggio e navigazione, è essenziale per missioni di successo oltre la Terra. I sistemi avanzati a bordo di Starship consentiranno operazioni autonome in ambienti dove l'intervento umano potrebbe essere limitato. Questa capacità è cruciale per esplorare pianeti e asteroidi lontani. Il ruolo della robotica nelle missioni spaziali. Il ruolo della robotica nelle missioni spaziali sta evolvendo rapidamente. La cattura riuscita di Starship da parte di enormi bracci robotici dimostra il potenziale della robotica per migliorare la sicurezza e l'efficienza nell'esplorazione spaziale. Ecco uno sguardo più approfondito sull'importanza della robotica in questo contesto. Sicurezza migliorata. I sistemi robotici possono eseguire compiti che potrebbero essere pericolosi per gli esseri umani, specialmente durante le operazioni di atterraggio e recupero. Utilizzando bracci robotici, SpaceX può ridurre i rischi associati all'atterraggio dei veicoli, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per missioni con e senza equipaggio. Atterraggio di precisione. L'uso di bracci robotici consente un atterraggio di precisione, fondamentale quando si opera in ambienti difficili. Questa tecnologia può essere adattata per atterrare su corpi celesti con terreni variabili, rendendola uno strumento versatile per le missioni future. Manutenzione e riparazione. La robotica può svolgere un ruolo chiave nella manutenzione e riparazione delle navette spaziali durante le missioni. I sistemi autonomi equipaggiati con strumenti e sensori possono eseguire diagnosi, apportare modifiche e risolvere i problemi che sorgono durante una missione, garantendo la longevità operativa. Ricerca ed esplorazione. I sistemi robotici possono essere dispiegati per esplorare le superfici di altri pianeti e lune. Rover e droni equipaggiati con strumenti scientifici possono raccogliere dati ed eseguire esperimenti in ambienti inospitali per gli esseri umani, fornendo preziose informazioni sulla geologia extraterrestre e le atmosfere. Costruzione di infrastrutture. Man mano che l'umanità inizia a stabilire una presenza su altri pianeti, la robotica sarà essenziale per costruire habitat, serre e altre infrastrutture necessarie. Le macchine autonome possono lavorare in modo efficiente per gettare le basi per future colonie, ponendo le fondamenta per la vita umana oltre la Terra. Il significato culturale dell'esplorazione spaziale. L'esplorazione spaziale trascende il campo della scienza e della tecnologia. Ha un significato culturale profondo che risuona con le persone di tutto il mondo. L'eccitazione e lo stupore che circondano missioni come il volo di Starship catturano l'immaginazione e ispirano un senso di unità tra l'umanità. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare. Il posto dell'umanità nell'universo. L'esplorazione dello spazio ci obbliga ad affrontare domande fondamentali sulla nostra esistenza. Guardando le stelle, ci ricordiamo della nostra umanità condivisa e dell'interconnessione di tutte le persone. La ricerca di comprendere il cosmo riflette il nostro desiderio di capire noi stessi. Una fonte di ispirazione. I successi nell'esplorazione spaziale sono una potente fonte di ispirazione. Le storie di astronauti, ingegneri e scienziati che osano avventurarsi nell'ignoto ispirano le generazioni a sognare in grande e a puntare alle stelle. Il successo di SpaceX e delle sue missioni incoraggia le persone a seguire le proprie passioni e a contribuire al bene comune. Favorire la curiosità e l'innovazione. La curiosità che guida l'esplorazione spaziale va oltre i confini del nostro pianeta. Stimola il pensiero critico, l'innovazione e la creatività.
Le sfide affrontate nello spazio portano a scoperte che hanno applicazioni sulla Terra, dai progressi nella scienza dei materiali ai miglioramenti nella tecnologia delle comunicazioni. Narrative culturali. L'esplorazione spaziale è stata un tema prominente nella letteratura, nel cinema e nell'arte. Dai romanzi classici di fantascienza ai film contemporanei, la fascinazione per lo spazio ha permeato la cultura popolare. Queste narrative plasmano la nostra comprensione di ciò che significa essere umani e ci ispirano a considerare le possibilità della vita oltre la Terra. Unità globale. L'esplorazione spaziale ha il potenziale di unire le nazioni in uno scopo comune. Gli sforzi cooperativi di vari paesi per esplorare il cosmo dimostrano che quando lavoriamo insieme possiamo realizzare imprese straordinarie. La collaborazione internazionale vista nella Stazione Spaziale Internazionale è un esempio primario di come lo spazio possa servire da piattaforma per la diplomazia e la comprensione reciproca. Le sfide future. La strada verso la colonizzazione spaziale. Sebbene il volo di Starship rappresenti un traguardo significativo, è essenziale riconoscere le sfide che ci aspettano nella ricerca della colonizzazione spaziale. Ecco alcuni dei principali ostacoli da affrontare. Sfide tecnologiche. Nonostante gli impressionanti progressi finora, ci sono ancora sfide tecnologiche significative da superare. Dallo sviluppo di sistemi di supporto vitale efficienti alla garanzia di viaggi sicuri attraverso ambienti ad alta radiazione, la ricerca e l'innovazione continua saranno cruciali. Costi e finanziamenti. Le implicazioni finanziarie della colonizzazione spaziale sono notevoli. Sebbene SpaceX miri a ridurre i costi attraverso la riutilizzabilità e l'efficienza, la realtà è che saranno necessari finanziamenti sostenuti per supportare missioni a lungo termine. Le partnership pubbliche e private potrebbero essere essenziali per garantire le risorse necessarie per i futuri sforzi. Salute e sicurezza. Garantire la salute e la sicurezza degli astronauti durante le missioni di lunga durata presenta sfide complesse. I ricercatori devono affrontare gli effetti della microgravità sulla fisiologia umana, nonché gli impatti psicologici dell'isolamento e del confinamento. Lo sviluppo di contromisure sarà cruciale per mantenere il benessere dei membri dell'equipaggio. Problemi regolatori e legali. Man mano che l'esplorazione spaziale si espande, aumentano anche le sfide regolatorie e legali ad essa associate. Le questioni relative ai diritti di proprietà, alla governance e alla protezione ambientale dovranno essere affrontate mentre l'umanità si avventura in nuovi territori. Stabilire quadri chiari per la cooperazione e la risoluzione dei conflitti sarà vitale. Sostegno e coinvolgimento. Pubblico. Mantenere l'interesse e il sostegno pubblico per l'esplorazione spaziale è essenziale. Coinvolgere le comunità e favorire un senso di appartenenza a questi sforzi può aiutare a mantenere entusiasmo e finanziamenti per le future missioni. La sensibilizzazione, l'educazione e la trasparenza saranno componenti chiave per costruire una cultura di supporto intorno all'esplorazione spaziale. La visione per il futuro. Guardando al futuro, la visione del posto dell'umanità nel cosmo è piena di possibilità. Il volo riuscito di Starship, catturato da bracci robotici, è solo un passo in un viaggio molto più grande. Ecco alcuni possibili percorsi per l'umanità nei prossimi anni. Stabilire basi lunari. La Luna offre un'ottima opportunità per testare tecnologie e stabilire una base per future missioni. Le basi lunari potrebbero servire come piattaforme per la ricerca scientifica, l'estrazione di risorse e la formazione per missioni a lunga durata verso Marte e oltre. Missioni con equipaggio su Marte. La linea temporale per le missioni con equipaggio su Marte si sta avvicinando rapidamente
con SpaceX in prima linea in questo sforzo. Queste missioni saranno fondamentali per comprendere le sfide della vita su un altro pianeta e serviranno come precursori per l'istituzione di colonie permanenti. Estrazione mineraria di asteroidi. Il potenziale di estrazione mineraria sugli asteroidi per risorse preziose rappresenta un'opportunità rivoluzionaria per l'umanità. Con il progresso delle tecnologie, potrebbe diventare economicamente praticabile estrarre metalli e minerali dagli asteroidi, alleviando la scarsità di risorse sulla Terra. Terraformazione e colonizzazione. L'obiettivo a lungo termine della colonizzazione di altri pianeti implica il complesso processo di terraformazione, modificare l'ambiente per supportare la vita umana. Sebbene questo concetto rimanga nell'ambito della ricerca teorica, la continua ricerca sull'ingegneria climatica e la manipolazione atmosferica sarà fondamentale per renderlo realtà. Esplorazione interstellare. Sebbene ancora lontana, il sogno dell'esplorazione interstellare accende l'immaginazione. I progressi nelle tecnologie di propulsione potrebbero un giorno permettere all'umanità di esplorare altri sistemi stellari, ampliando ulteriormente la nostra comprensione dell'universo. L'eredità di SpaceX e la visione per l'umanità. Mentre proseguiamo nel viaggio di SpaceX e nel suo programma rivoluzionario Starship, è essenziale riflettere sull'eredità che Elon Musk e il suo team stanno forgiando. Il volo riuscito di Starship rappresenta non solo un successo tecnico, ma anche un momento cruciale nella storia dell'esplorazione spaziale dell'umanità. Questa eredità sarà plasmata dall'innovazione, dalla collaborazione e dal desiderio fondamentale di comprendere il nostro posto nell'universo. Il contesto storico dell'esplorazione spaziale. Per apprezzare l'importanza dei progressi di SpaceX, dobbiamo guardare indietro alla storia dell'esplorazione spaziale. Dai primi giorni dell'arazzo spaziale all'era moderna del volo spaziale commerciale, ogni passo ha preparato il terreno per i futuri sforzi. L'alba dell'arazzo spaziale. La base per l'esplorazione spaziale moderna è stata gettata all'inizio del XX secolo. Pionieri come Robert Goddard e Konstantin Tsiolkovsky sognavano di raggiungere le stelle, sperimentando razzi a combustibile liquido e concetti teorici che alla fine avrebbero portato ai viaggi spaziali. La corsa allo spazio. A metà del XX secolo, la rivalità intensa tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica vide il lancio dello Sputnik nel 1957, segnando l'inizio dell'era spaziale. Il programma Apollo culminò nella storica missione Apollo 11, che portò con successo gli esseri umani sulla Luna nel 1969, simboleggiando un trionfo per l'umanità. L'era dello Space Shuttle. Il programma Space Shuttle, lanciato negli anni 80, inaugurò una nuova era di navette spaziali riutilizzabili, permise missioni regolari in orbita terrestre bassa, portando alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, ISS, e ad una vasta ricerca scientifica in microgravità. L'ascesa del volo spaziale commerciale. Il XXI secolo segnò un punto di svolta quando le aziende private iniziarono a giocare un ruolo fondamentale nell'esplorazione spaziale. SpaceX, fondata nel 2002, è stata in prima linea in questo cambiamento, dimostrando che le entità commerciali potevano inviare carichi utili in orbita e ridurre i costi. Marte e Chelsea. E oltre, con missioni riuscite su Marte da parte di rover come Curiosity e Perseverance, l'attenzione si è spostata verso l'esplorazione umana del pianeta rosso. Il programma Artemis della NASA punta a riportare gli esseri umani sulla Luna come tappa intermedia per le future missioni su Marte, rafforzando l'importanza della collaborazione tra agenzie governative e aziende private come SpaceX. La scienza di Starship di SpaceX. L'ingegneria dietro Starship è la culminazione di anni di ricerca e sviluppo, costruendo sui successi e le lezioni apprese dai design di razzi precedenti,
ecco uno sguardo approfondito ad alcune delle innovazioni scientifiche e ingegneristiche cruciali che rendono Starship un veicolo rivoluzionario. Design completamente riutilizzabile. A differenza dei razzi tradizionali, che spesso vengono scartati dopo un solo lancio, Starship è progettata per essere completamente riutilizzabile. Questo approccio riduce notevolmente i costi, rendendo l'accesso allo spazio più conveniente e sostenibile. La capacità di atterrare verticalmente dopo ogni volo garantisce che i componenti possano essere ristrutturati e riutilizzati più volte. Costruzione in acciaio inossidabile. La decisione di utilizzare acciaio inossidabile per la costruzione di Starship è una scelta audace che offre diversi vantaggi. L'acciaio inossidabile ha una resistenza eccellente al calore, che è cruciale durante il rientro atmosferico. Inoltre, la sua riflettività aiuta nella protezione termica e riduce l'assorbimento del calore, permettendo alla navetta di mantenere l'integrità strutturale durante condizioni estreme. Motori. Raptor. I motori Raptor sono una meraviglia dell'ingegneria, utilizzando un ciclo di combustione a flusso completo. Questa tecnologia consente una maggiore efficienza e prestazioni rispetto ai motori di razzi tradizionali. Lo sviluppo del sistema di motori Raptor è un risultato significativo, poiché fornisce la spinta necessaria sia per il lancio che per l'atterraggio. Design aerodinamico. La forma di Starship è ottimizzata sia per il lancio che per il rientro atmosferico. Il design conico e slanciato minimizza la resistenza e migliora la stabilità durante il rientro atmosferico. L'inclusione di alette e flap consente un controllo preciso e manovrabilità, permettendo alla navetta di navigare efficacemente durante la discesa. Sistemi di supporto vitale. Per le missioni con equipaggio, i sistemi di supporto vitale devono mantenere un ambiente sicuro e abitabile. SpaceX sta investendo in tecnologie avanzate per il supporto vitale che regolano la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria, garantendo il benessere degli astronauti durante i voli di lunga durata. Capacità di carico. Starship è progettata per trasportare carichi significativi, sia per missioni con equipaggio che per il trasporto di merci. Il suo ampio interno può ospitare diverse configurazioni, permettendo di servire a molteplici scopi, dal lancio di satelliti ai viaggi interplanetari. Il futuro di SpaceX e del programma Starship Man. Mano che SpaceX continua a innovare e a spingere i confini di ciò che è possibile nell'esplorazione spaziale, il futuro del programma Starship appare promettente. Ecco alcuni sviluppi chiave da osservare nei prossimi anni. Missioni su Marte. SpaceX ha come obiettivo di inviare i primi esseri umani su Marte nel prossimo decennio. L'esperienza acquisita dalle missioni lunari e lo sviluppo continuo di Starship saranno cruciali per garantire il successo di queste missioni. Le missioni con equipaggio su Marte si concentreranno sulla ricerca scientifica, la sperimentazione di habitat e l'istituzione di una presenza umana sostenibile sul pianeta. Esplorazione lunare. Il programma Artemis, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna entro la metà degli anni 2020, vedrà SpaceX giocare un ruolo cruciale come fornitore selezionato di moduli lunari. Le missioni lunari serviranno da terreno di prova per le tecnologie necessarie alla colonizzazione di Marte. Turismo spaziale. Man mano che i viaggi spaziali diventano più accessibili, SpaceX sta esplorando il potenziale del turismo spaziale. Le prime missioni private con equipaggio verso l'orbita terrestre bassa sono già in fase di sviluppo, offrendo ai civili l'opportunità di sperimentare i viaggi spaziali di persona. Questa industria emergente ha il potenziale di ispirare milioni di persone e cambiare la percezione pubblica dell'esplorazione spaziale.
lancio di satelliti. Il progetto Starlink di SpaceX si sta espandendo rapidamente, con migliaia di satelliti già in orbita. I ricavi generati da Starlink non solo supporteranno gli altri progetti di SpaceX, ma rivoluzioneranno anche l'accesso globale a Internet, in particolare nelle aree sottoservite. Missioni interplanetarie. Oltre a Marte, la visione di esplorare altri corpi celesti richiederà continui progressi nelle tecnologie di propulsione e di supporto vitale. SpaceX sta ricercando attivamente tecniche di utilizzo delle risorse in situ, ISRU, per garantire la sostenibilità durante le missioni di lunga durata. Costruire una città autosufficiente su Marte. La visione a lungo termine di Elon Musk include la creazione di una città autosufficiente su Marte. Questo obiettivo ambizioso richiederà progressi in agricoltura, produzione di energia e costruzione di habitat. La collaborazione con scienziati ed esperti di vari settori sarà fondamentale per affrontare le numerose sfide legate alla colonizzazione di Marte. Il ruolo della collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. La complessità dell'esplorazione spaziale richiede la collaborazione tra nazioni, industrie e istituzioni di ricerca. La cooperazione internazionale mette insieme competenze e risorse diverse, migliorando il tasso complessivo di successo delle missioni. Le principali aree di collaborazione includono missioni congiunte. Le missioni collaborative tra diversi paesi possono unire risorse e conoscenze, consentendo obiettivi di esplorazione più ambiziosi. Ad esempio, il programma Artemis della NASA ha partner dall'Agenzia Spaziale Europea, dall'Agenzia Spaziale Canadese e da altri, dimostrando l'importanza degli obiettivi condivisi. Condivisione dei dati. Condividere i dati provenienti da missioni, esperimenti e osservazioni può accelerare le scoperte scientifiche. Le reti collaborative facilitano lo scambio di informazioni e promuovono uno spirito di collaborazione tra i ricercatori di tutto il mondo. Sviluppo tecnologico. Le iniziative di ricerca e sviluppo congiunte possono portare a scoperte nelle tecnologie spaziali. Unendo competenze, i paesi possono affrontare sfide ingegneristiche complesse e sviluppare soluzioni innovative che avvantaggiano tutti i soggetti coinvolti. Educazione e sensibilizzazione. I programmi educativi collaborativi possono ispirare le giovani menti a intraprendere carriere nei settori STEM. Gli sforzi congiunti per coinvolgere il pubblico nell'esplorazione spaziale creano un senso di proprietà globale e incoraggiano il sostegno per le missioni future. Governance globale. Man mano che sempre più nazioni e aziende private si impegnano nell'esplorazione spaziale, la necessità di un quadro normativo per la governance spaziale diventa sempre più critica. Stabilire accordi sulla gestione del traffico spaziale, la protezione planetaria e l'utilizzo delle risorse sarà fondamentale per garantire che lo spazio rimanga un dominio collaborativo e pacifico. L'etica dell'esplorazione spaziale. Mentre ci avventuriamo nel cosmo, le considerazioni etiche devono essere al centro delle nostre discussioni. L'esplorazione e la possibile colonizzazione di altri pianeti sollevano questioni complesse con cui l'umanità deve confrontarsi. Protezione planetaria. La conservazione degli ambienti extraterrestri è fondamentale. È essenziale evitare di contaminare altri corpi celesti con i microbi e gli ecosistemi terrestri. Devono essere stabiliti protocolli rigorosi per garantire che le missioni non interrompano involontariamente gli ecosistemi alieni potenziali. Utilizzo delle risorse. La prospettiva di estrarre risorse dagli asteroidi o da pianeti solleva interrogativi sulla proprietà e lo sfruttamento. Man mano che l'umanità si espande nello spazio, sarà necessario discutere della distribuzione equa delle risorse e della sostenibilità per evitare conflitti per le risorse extraterrestri. Diritti dei futuri coloni.
le implicazioni etiche della colonizzazione di altri pianeti si estendono anche ai diritti dei futuri abitanti. Se l'umanità stabilisce insediamenti su Marte o altrove, quali diritti avranno? Assicurarsi che gli individui siano trattati equamente in queste nuove società sarà fondamentale. Impatto ambientale. Le conseguenze ambientali dell'esplorazione spaziale devono essere prese in considerazione. Il lancio di razzi, la costruzione di habitat e altre attività possono avere impatti ecologici sia sulla Terra che nello spazio. Trovare un equilibrio tra esplorazione e tutela ambientale è essenziale. Sensibilità culturale. Mentre ci avventuriamo in nuovi territori, è cruciale rispettare l'eredità culturale e i diritti potenziali di qualsiasi forma di vita extraterrestre esistente. Le considerazioni etiche devono guidare le nostre interazioni con qualsiasi forma di vita intelligente che potremmo incontrare nel cosmo. Conclusione. Una nuova era nell'esplorazione spaziale. Il volo di successo dello Starship di SpaceX, catturato da enormi braccia robotiche, segna un momento cruciale nella storia dell'esplorazione spaziale. La visione di Elon Musk di rendere i viaggi spaziali più accessibili e sostenibili è ora più vicina a diventare realtà. Mentre siamo sull'orlo di una nuova era nella tecnologia aerospaziale, è essenziale riconoscere l'importanza di questo traguardo. Nei prossimi anni assisteremo allo sviluppo di straordinari progressi che potrebbero trasformare la nostra comprensione dell'universo e del nostro posto al suo interno. Il viaggio verso le stelle non è più un sogno lontano, sta rapidamente diventando una realtà tangibile.